start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Nova Lands. Se il dubbio che vi sta attanagliando è: ma lo avevi già portato questo titolo? Sì, ma non si chiamava Nova Lands, ma si chiamava Nova Islands. Le isole, insomma, di Nova, o è la terra di Nova. Ed è in italiano, mentre prima era in inglese. Il gioco è uscito appunto il 22 di giugno, lo porto solo ora perché ovviamente con la pianificazione che ho, purtroppo tanti video devono aspettare anche un mese prima di uscire, ho esigenze particolari insomma nella pubblicazione, quindi non posso farli uscire prima. Lo andiamo a rivedere, e questa volta in modo ufficiale, perché il gioco non è più in, diciamo, in accesso anticipato, è uscito in 1.0, 20 euro il prezzo, potrebbe valerne la pena? Ma secondo me sì, vediamo un attimino, lo ricominciamo, tanto non mi ha tenuto nessun save, dato che il gioco è stato profondamente rivisto. Possiamo scegliere il tipo di skin, uomo o donna, più chiaro o più scuro come pelle, e andiamo a vedere. Era quello dove in pratica avevamo tutte le isolette in pixel grafica, dove dovevamo automatizzare, comunque costruire varie cose. Lo proviamo all'inizio in modo da farci un'idea di com'è questo titolo, se è più o meno ricco di come l'avevamo visto, anche se è normale aspettarsi un gioco un pochino più completo rispetto alla volta scorsa. Non mi ricordo nulla di quello che avevo fatto, però insomma la grafica mi pare quantomeno simile. WSD per muoverci, e poi abbiamo il tasto destro per estrarre le risorse. Iniziamo a prendere le cose più importanti, che sono sicuramente il legno e la pietra, ne ipotizzo, anche se secondo me ho un vago ricordo che quelle pietre io non le posso scavare in questo momento, ma invece sì. Prendiamo anche le bacche. In alto a sinistra vedete la barra della nostra vita, abbiamo i giorni passati e abbiamo anche altre cose, insomma adesso io spero che il gioco ci suggerisca che cosa fare. Stiamo prendendo un po' di roba, poi andiamo a vedere in che cosa consistono quelle icone sempre lì sulla sinistra. In basso abbiamo l'inventario. Ok, vediamo, questa è con tab, abbiamo la schermata l'isola dello sbarco, abbiamo la collezione, quindi abbiamo le isole 2 su 13, abbiamo l'equipaggiamento che poi possiamo andare a vedere, serbatoio di ossigeno e cose varie, abbiamo lo zaino, abbiamo altre cose da sbloccare, gli stivali, l'estrattore, che possiamo andare ad aumentarne l'efficienza. Abbiamo le abilità, e qui possiamo andare a aumentare, andare a sbloccare l'analisi dell'acqua, il geologo, i mattoni caldi, insomma ci sono un sacco di cose da fare. Possiamo demolire anche questa? Sì, secondo me sì, anche perché non è che ne abbiamo una esigenza, diciamo, di tenerla lì, la capsula. Vediamo che cosa ci dà. Abbiamo qua sotto la produzione, abbiamo la fornace, utilizza il calore per trasformare i materiali in altri più avanzati. La clicco e la costruisco allora a questo punto, no? La mettiamo lì, non ho visto che cosa mi chiedeva per poterla produrre. Ah, pietra, fortunatamente l'ho raccolta. Adesso stiamo raccogliendo dei materiali, dei metalli presumibilmente, e del minerale di ferro. Sì, alla fine quello che abbiamo è tutto quello che abbiamo qua nell'inventario, quindi credo che non ci sia spazio per prendere dell'altro. Adesso andiamo nella fornace e vediamo che cos'è. Ovviamente poi quando andrete a informarvi su Steam, su questo gioco, vedrete delle farm, delle fabbriche molto più evolute, ed è normale. Vado a produrre del carbone usando... Ok, posso mettere questo dentro? Sì. Ah, ok, sta producendo il carbone, perfetto. Intanto continuiamo la nostra opera di costruzione. Abbiamo anche degli altri... È cresciuto qualcosa, delle mele. Bacche. E l'isola è questa, quindi alla fine adesso dobbiamo continuare qua. Poi vediamo alla fine del primo giorno, perché mi ricordo che si poteva accedere ad altre isole e quindi andare a generare ulteriore terreno.
Ok, abbiamo fatto anche il carbone che tecnicamente non possiamo prendere perché vedete che non abbiamo più spazio nell'inventario. Quindi avremo modo, qua con i servizi, l'ossigenatore trasforma acqua in ossigeno respirabile. E onestamente non so il motivo per cui noi dobbiamo generare ossigeno, dato che qui si respira, però proviamo. Ok, lo costruiamo qui e lo riempiamo con le bacche, perfetto. Questo sta producendo, sta facendo quello che deve fare. Ah, l'ossigeno era qua, ok, non l'avevo notato. Quindi esauriamo l'ossigeno e poi avremo bisogno di rigenerarlo aggiungendogli acqua. Vedete che è molto bello qua il livello dell'acqua che abbiamo inserito nel silos. Ora stiamo producendo come se non ci fossero domani del carbone. Stiamo arrivando verso la fine del primo giorno. Vedete che l'ossigeno scende ma poi risale subito. Ah, ok, non abbiamo maschere, non abbiamo nulla, però è come se le avessimo, insomma, o quel macchinario diffonde aria nell'atmosfera di questa isola a sto punto. La legna la prendo perché comunque possiamo anche generare qualcos'altro dopo. Intanto vedete che si sta sbloccando tutto, la ricerca, quindi il processore di ricerca, altre cose che non conosciamo, la logistica. Quindi la possibilità di trasferire cose, quindi iniziare la nostra catena di montaggio, l'energia. Ma non conosciamo nulla di tutto questo. Al momento possiamo costruire solo questi. Ma in realtà... non... Il gioco non ci suggerisce assolutamente niente di niente di niente. Però qua c'è qualcuno, vediamo un po'. Vedete, gioco in italiano. Mi chiamo Camilla. Com'è andato l'atterraggio? Non è stato terribile, ma gli allarmi della capsula sono impazziti verso la fine. Ma sono felice di constatare che nessuno di noi si sia fatto male, anche perché l'ospedale più vicino è anni luce di distanza. Andò sull'isola di Paragi, dove ho visto che stanno costruendo un accampamento. Vieni a trovarmi più tardi, ok? Ok, e io ti demolisco la capsula, giustamente. Ho intenzione di fregarti tutto quello che hai. Vediamo. Ok, abbiamo preso anche questo, che però non so cosa sia. Quindi io posso buttare il carbone e prendere questo, che è un lingotto di ferro. A questo punto ho anche un mattone modulare, minerale di ferro. Io vorrei fondere il ferro qui. Possiamo... mattone modulare, ah, lo possiamo fare, nessuna ricetta, perfetto, così prendo anche questo. Possiamo costruire un'altra fornace, ma non mi interessa. Io vorrei prendere la bacca, la mangio, ah, ok, per curarmi la vita, ma boh, vorrei capire adesso. Abbiamo il giorno 1, vediamo un attimo qua, le isole. Bot che lavorano su quest'isola. Ah, ci sono anche i robot dopo da poter... Ok. E no, non abbiamo modo di fare altro, quindi produci 100 mattoni modulari. Abbiamo un po' di sfide da poter completare, che però devo capire a cosa servono. Devo capire il processore di ricerca. Ok, 12 mattoni modulari ci servono, quindi produciamo i mattoni modulari. Che ci serve pietra e carbone, quindi con shift metto la pietra, vado a prendere il carbone e facciamo quei mattoni in modo da poter sbloccare anche quelli. Shift, iniziamo la produzione. Ok, sta iniziando, ce ne mancano due, quindi possiamo andare avanti a costruire. Qua c'è un cinghiale, vediamo se è ostile nei nostri confronti, ma non credo. Vabbè, non si può andare nell'acqua. La grafica è molto carina, perde un po' sul bordo che è molto netta, ma quanti ne abbiamo fatti. Ok, adesso possiamo costruire il processore di ricerca per ricercare nuove tecnologie. Lo piazziamo qui, solito casino che faccio sempre. Ok, qui si sblocca la ricerca per intero. Mamma mia, quanta roba, si arriva fino al supercomputer o l'hypercomputer. Ora possiamo andare a ricercare sempre con questi materiali la produzione di massa di lingotti di ferro e lingotti di rame, che poi ci consentono di sbloccare altri oggetti
tra cui appunto anche l'automazione, quindi l'antenna dei bot e i bot collettori, i depositi e il jetpack. Il jetpack sarà una delle nostre priorità, e già da quello che vi ho fatto vedere in questo momento credo che ci sia decisamente fin troppa carne al fuoco, per quanto ci stiamo giocando da 5 minuti, 10 minuti, quindi insomma è fighissimo. Voglio fare però un'altra fornace, mi sto facendo prendere adesso, un'altra fornace per fare la produzione di carbone, perché la pietra è vero, respona, le pietre stanno respawnando, però adesso voglio liberarmi dell'acqua che ho qua, in modo da prendere la roccia, e me ne serviranno una decina per poter fare la seconda fornace. Posso costruire qualcosa qua? Sì, ma il processore di ricerca ce l'ho già. Sì, infatti mi dice di costruire più fornaci, ma ci sono già arrivato per conto mio, anche se sembro stupido. Ok, la mettiamo lì e iniziamo la produzione di carbone. Quindi butta dentro tutto il legno che hai e produci quello che devi produrre. Intanto possiamo andare qui e effettuare la nostra ricerca. Vedete 28, non ce ne saranno 20. Ricerco con il tasto spazio, e a questo punto ho ricercato il lingotto di rame e il lingotto di ferro. Quindi tecnicamente ora forse qui lo possiamo produrre. Infatti il carbone è sempre un elemento essenziale, manca il rame su quest'isola, però voglio vedere il jetpack. Il jetpack lo possiamo già ricercare ora. Ho cambiato tutto, non c'era prima questo. Pronto per essere usato. Space per usare il jetpack. Ma il jetpack io non lo posso usare. No, mi viene evidenziata sta cosa, ma non posso saltare fuori, andare via. Mi linka però questo. Ah, è come Astroneer. Ok, ok. È simile ad Astroneer, cioè mi dice dove sono, da dove prendo l'ossigeno. Quando arrivo vicino mi ricarico. Veramente bello. Allora, non saprei dirvi gli esatti cambiamenti rispetto alla versione vecchia, perché l'ho giocato una vita fa e magari voi ve lo ricordate. Però secondo me lo hanno arricchito tanto. In primis lo hanno tradotto in italiano, che non serve a nulla in questi casi, però giusto per avere un po' di immediatezza. Però diciamo da quel punto di vista non ci sarebbero problemi fosse stato in inglese. È proprio giusto per dire una cosa positiva oltre alle cose che già ci sono di positive. Metto una terza fornace qui e voglio provare a produrre dei lingotti. Tecnicamente potrei farlo, faccio no, il rame non ce l'ho purtroppo, facciamo il ferro, metto dentro i lingotti di ferro, metto dentro questi e iniziamo anche la produzione di quello. Poi sarà nostra cura andare a farci l'automazione. L'automazione si fa con i lingotti di ferro, così come i bisogni dell'esploratore, quindi un paio di lingottini li facciamo. Carbone arriva copioso, ma sì, produce molto 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 lentamente. Comunque intanto prendiamo dell'altro legname che andiamo a mettere sempre qui, che almeno ci fa sempre comodo, liberiamo un po'. Questo gli possiamo fare qualcosa al nostro amico qui? No, è un gioco non violento, però ha... Ora sei a livello 2, un nuovo punto da spendere, perfetto. Quindi abilità, possiamo andare a prendere questo. Fornaci lavorano al 25% più velocemente, mi è utilissimo. Uno dei pochi giochi in cui non ho dubbi. Energia solare, pannelli solari forniscono il doppio dell'energia. No, non li abbiamo ancora sbloccati quelli, ma sarà una delle prossime cose che faremo. Infatti adesso va più velocemente. Abbiamo finito l'ossigeno quasi qui, quindi adesso prenderemo tutto quello che serve. Io metto qua dentro la roccia perché ne ho bisogno, e poi raccogliamo tutto. Mannaggia, ho fatto il lingotto. Vabbè, ricerchiamo questo e poi facciamo altri due lingotti. Abbiamo sbloccato il radar, scoprire nuovi biomi nelle vicinanze, creare prodotti importanti come bot e medikit. E il medikit, non vedremo i bot, però è figo il fatto che comunque già si apre davanti a noi la possibilità di
farli. Ora dobbiamo scavare del ferro ancora, quindi andiamo lì, scaviamo il ferro, buttiamo questo che poi li prendiamo dopo, al momento non mi interessa. E altro ferro, ah giustamente, questo qui sta abbattendo per i fatti suoi, non attacca noi, ma butta giù da solo gli alberi, il cinghiale, destinato ovviamente a morire di fame, a meno che non mangi le bacche, perché qui non c'è niente da mangiare, non si mangia, si mangia solo per curare la vita. Adesso buttiamo dentro questi, mi serve del carbone, che il carbone non arriva, ah no, ne ho. Latita un po', no, ce l'ho. Allora, abbiamo un lingotto adesso, aspettiamo di averne altri due. Diamo un'occhiata anche a cosa si può fare. Vedete che quei tipi di lingotti che sembrano dei blocchi Lego servono sempre. Però di quelli ne abbiamo abbastanza. Vediamo se anche qui il radar. Anche qua servono metalli, tanti metalli. Potremmo, una volta che abbiamo della pietra, io della pietra me la prendo ancora perché è utilissima, è vero, e mi faccio una quarta fornace che mi produce solo lingotti, quindi divido il carbone con le due fornaci e continuo a produrre metalli, minerali, lingotti di ferro, perché è veramente indispensabile per guadagnare tempo, aumentare la produzione il più possibile. Quindi io seleziono la ricetta del ferro e gli butto dentro il carbone sicuramente. Il legname ce l'ho come se piovesse. Il carbone è lì, ma non ho spazio. Prendo questo. Adesso abbiate pazienza, ma butto qua dentro il legname. Qua dentro butto la pietra in eccesso, che ne abbiamo fin troppo. Ho spawnato davanti a noi il metallo. Ok. Ancora. E facciamo la produzione doppia. Quindi qui e qui. Qui continua, lì continua. L'aria sta finendo e un anno se ne va. Siamo al giorno 2 e non stiamo andando neanche così male. Ricarico un po', riprendo del metallo. Il metallo stavolta lo buttiamo qui. Di là ne ho buttati dentro un bel po'. Mi manca del lingotto, ma il lingotto, eh sì, il carbone. Ma credo che il cinghiale sia messo lì come primo bot automatico, non voluto, di produzione di legna automatica. Quindi ok, dai, ricomincia. Quanti lingotti abbiamo? 3. Quindi tecnicamente possiamo fare il banco da lavoro, no? Beh, oddio, possiamo fare il banco da lavoro. Il radar non è male, possiamo farlo il radar, però il banco da lavoro, il radar non è male. Giusto per capire cosa abbiamo intorno, quindi io lo metterei qui. Ok, e questo è più o meno quello che era il gioco scorso, perché poi faremo i ponti, costruiremo i ponti e andremo dall'altra parte, oppure vedete che adesso dovremmo poter saltare. Infatti di qua c'è già qualcos'altro, tra cui anche il rame. Ecco, il gioco si è già espanso. Adesso voglio produrre questi blocchi qua perché mi servono. Mi servono, non è fatto con quello, ma è fatto col carbone. Quindi butto dentro anche un po' di carbone. Bene, iniziamo la produzione anche di quello. Adesso arrivano altri lingotti. Ottima, la produzione sta andando a gonfie vele. Abbiamo 3 lingotti, adesso possiamo fare il banco da lavoro. Il banco da lavoro ci mancava, in modo da poter magari fare cose in più, tra cui il medikit soltanto. Va bene. Diamo un'occhiata adesso con i prossimi lingotti a quello che possiamo costruire, cioè possiamo fare un deposito o un bot. Facciamo il bot.
antenna bot, ovviamente ci servirà il bot collettore. Quindi tecnicamente adesso nella costruzione dovremo avere anche l'antenna, che è questa antenna bot, ci serve un lingotto che faremo a breve, e poi credo che qua dovremmo avere il bot, infatti 4 più un lingotto di metallo e facciamo il primo bot. Facciamo il bot e poi facciamo anche l'antenna, così almeno siamo tranquilli. Allora, questo è uno, questo non produce più, quindi gli facciamo produrre altre cose. Recuperiamo altro legname, l'ossigeno non sta scendendo. Teoricamente questa barra sotto ci indica il consumo istantaneo o il livello, no, è il livello qua della fonte da cui ci approvvigioniamo. Allora qua questo qua è tutto fermo perché manca il metallo, ok, e quando manca il metallo è molto brutta cosa, quindi andiamo qua, prendi metallo, porta metallo, butta il metallo e ricomincia. Dovrei andare anche sull'isola di là, ma aspetto. Vado qui, butto metallo. Sì, poi arriverà altro metallo che buttiamo nella prima fornace, nella numero 3. Livello 3, appunto, da prendere. No, scusate, ma... metti dentro questo, prendi questo, ne è uscito un altro là, mannaggia, ce n'è senza fine, carbon. Va bene, allora, iniziamo producendo come prima cosa l'antenna del bot, che mettiamo qui. Così che l'antenna del bot, scegli un bot dal tuo inventario da connettere. No, non ce l'abbiamo ancora, lo costruiamo adesso. Ok, lo costruiamo e l'abbiamo in inventario. Ora, andiamo a selezionarlo. Gli diciamo, è un bot collettore, gli diciamo raccogli costantemente metallo. Pronto. Vedete che va e fa. Ora dovremmo costruire anche una zona di deposito, che è questa, però dobbiamo ricercarla quella, quindi bisogna andare qui e prendere un metallo a breve quando lo avremo piazzato, perché lui probabilmente li lascia in giro. Infatti sì, li lascia in giro e dovremmo magari programmarlo in qualche modo. Interagisci? No, col bot non posso fargli niente. Ah, lo prende e lo porta lì. Ok. No, lo butta in giro. Consegna? Ok. Devo mettergli il deposito. Perfetto. Perfetto. Allora, il deposito è qui, lo ricerchiamo. Ora lo costruiamo e abbiamo fatto una prima produzione, ok, e qua ci mettiamo il primo deposito, quindi tu avrai la consegna qui, pronto, via, ok, quindi lui va e si procura quello. Potremmo farci un altro bot, vedete che poi ci sono degli attacchi, questi attacchi qui, quindi probabilmente sono il numero massimo di bot che questa antenna gestisce. E quindi ci servirebbe magari un altro bot che ci fa, non lo so, il carbone non lo può fare, però può farci la pietra, però la pietra potrebbe essere è noioso, lo facciamo fare al bot, dai, producimi il coso, andiamo qui, vediamo se è giusta la mia supposizione, no... vuoto, infatti 3, la mia supposizione è giusta. Raccogli pietra e depositala qui. Perfetto. Sì, infatti il secondo sta iniziando a lavorare. Accedendo qui vediamo i depositi. Molto bello, fighissimo. Ovviamente i bot lavorano diciamo solo nell'isola di competenza. Quindi magari poi ci sarà modo di mandarli da un'altra parte. Intanto l'ossigeno sta finendo, lo vado a ricaricare. Allora, questo è Novalence. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Credo di aver creato anche abbastanza curiosità, perché sta intrigando anche me. Il gioco è cresciuto veramente bene. Vale 20 euro, secondo me, con tutto quello che ha da offrire. Secondo me sì.
si pagano giochi molto di più per avere molte meno ore. Quindi, poi vabbè, adesso qui di obiettivi ce ne sono tanti. Non è, sappiate, supporta il controller, quindi potete giocarlo anche col controller oltre che col mouse e la tastiera come sto facendo io, ma non è cooperativo. Quindi ecco, quello dovete metterlo in conto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Nova Lens in un commento qua sotto e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!